Ciao a tutti, sono arrivato ieri dalla Thailandia, oggi mi metto subito all'opera. Mi ero organizzato tutto per fare questa ricetta tipica regionale, mi trovo in Piemonte. Oggi prepariamo il carpaccio alla piemontese, ma vi chiedo scusa per la luce. Fuori sta arrivando un temporale paura, probabilmente riuscirete anche a sentire i tuoni mentre sto facendo la ricetta. Il carpaccio alla piemontese può essere fatto di carne o di pesce. Ve lo mostrerò di carne, ci sono varie varianti, questa è la mia. Se vi avvicinate, inizio a spiegarvi gli ingredienti che ci serviranno per il carpione. Allora, ci serviranno due cipolle, io utilizzerò queste rosse di Tropea perché danno un profumo più buono e anche un po' di colore, visto che sono leggermente rosse. Due spicchi d'aglio, 10 foglie di salvia, 10 grani di pepe e naturalmente ci servirà aceto bianco e vino bianco. Solitamente si fa un bicchiere di aceto e due bicchieri di vino bianco. Poi dentro il carpione io andrò a mettere le zucchine. Di zucchine ne utilizzeremo circa 7-8. Le mie sono piccole, mi raccomando non comprate le zucchine, quelle che sono grosse così, che sembrano delle zucche, che dentro hanno i semi. Che vanno bene da sgranocchiare. Zucchine piccoline, così belle, prese dal contadino, anche se non sono bellissime esteriormente, sono uno spettacolo. Quindi le zucchine le puliamo, le tagliamo a metà in quattro spicchi e le facciamo friggere. Devono prendere un po' di colore, ma non bruciatemele. Poi, sempre dal contadino, abbiamo preso le uova delle sue galline, belle ruspanti, quattro che andremo a friggere e una ci serve per la panatura. Quindi apriamo un uovo, lo sbattiamo. Pangrattato, prendiamo due fettine di vitello, non fate le grosse così perché diventa complicato, queste vanno divise in tre, quindi avremo un totale di 6 pezzi. Poi mezzo petto di pollo, anche questo va impanato. Allora adesso inizio a impanare la carne, la metto a friggere anche le nostre zucchine. Nel frattempo fuori sta grandinando, non so se lo sentite, questo video sarà un po' così oggi, purtroppo. Bene, adesso friggiamo le zucchine, la nostra carne. Nel frattempo, mentre loro cuociono, possiamo andare a tagliare la nostra cipolla a rondelle e a pulire due spicchi d'aglio. Occhio a gestire le varie padelle, a non bruciarmi il tutto. E neanche a non bruciarvi voi, qua è già partita una bella goccia d'olio. Meno male che non mi ha preso. Quindi le melanzane devono prendere un po' di colore e anche la nostra carne. Bene, lasciamo friggere qua e ci dedichiamo alla cipolla. Bene, io le cipolle le metto nell'olio ancora freddo, non lo dico a mia suocera che altrimenti vi ammazza. Poi accendo il gas, copro con il coperchio e le cipolle devono appassire insieme all'aglio. Una volta che si sono appassite, occhio a non bruciare la carne, non sto bruciando, una volta che si sono appassite aggiungiamo la salvia, i grani di pepe. Quando anche la salvia si è appassita andiamo ad aggiungere il vino e l'aceto, ma ve lo mostro dopo. Bene, possiamo togliere le zucchine, naturalmente dobbiamo farle scolare dall'olio, la carne è cotta e mentre la nostra cipolla rosola
andiamo a friggere le uova. Cosa molto facile, 4 uova all'occhio di bue. Bene, le uova sono anche quasi cotte, la salvia l'abbiamo aggiunta, abbiamo aggiunto anche i grani di pepe. Adesso andiamo a mettere 2 bicchieri di vino, 1 bicchiere di aceto e facciamo riscaldare piano piano, lentamente. Quando raggiunge il bollore, la nostra marinatura è pronta, prendiamo la carne, le uova, le zucchine, formiamo degli strati all'interno della terrina, ci versiamo sopra il nostro carpione, copriamo con la pellicola e posizioniamo in frigo. Deve stare in frigo almeno un giorno, io lo lascerò 2 giorni, così che la carne, le uova, le zucchine prendano bene il gusto dell'aceto. Poi andremo a fare la degustazione, ci rivediamo tra 2 giorni. Spettacolo, il pollo è rimasto bello tenero, si sente l'aceto ma non troppo. Assaggiamo anche le zucchine. Bene, se provate a fare questa ricetta fatemelo sapere sotto nei commenti. Io come al solito vi saluto e vi incoraggio a condividere questo video con i vostri amici. Ciao ciao, io ne assaggio anche le uova. Naturalmente qua in Italia ne approfitto per mangiare gustandomi questo bel pezzo bicchiere di vino. Ciao ciao!